Buona giornata a tutti. Salve a tutti. Provo a parlare, Francesco. Sempre la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. E trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che ogni giovedì va in onda da Radio Gamma 5. E io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene. Ricordiamo anche agli ascoltatori che chi vuole materiale sempre relativo alla trasmissione sull'attività sia di Claudio sia dell'Istituto, su internet si trova tantissimo, cioè nel senso che sono gli stessi sia di Claudio sia dell'Istituto. Abbiamo messo talmente tanto di quel materiale che penso che ci sia diventato. Io i contattori però mi sono saltati tutti, Cioè o me li hanno sabotati o io negli spostamenti devo aver cancellato qualcosa e bloccato, comunque non è importante, chi se ne frega i contatori. Comunque sui cosi, sul internet trovate 3 milioni di caratteri circa. Sì, ma a parte cioè, poi ci sono tutti i siti, poi sui motori di ricerca se voi cercate politeismo, paganesimo, stregoneria, usciamo soprattutto a noi. Cioè appunto non infatti... trovate quello che volete, insomma. Comunque. Infatti, ad esempio, ho visto l'ultimo sito che hanno attivato, quello di Berlusconi, il Giampi, eh? E se fai il loro motore di ricerca, sulle prime 10 voci, sono 4 sono nostre, perciò sì. Ci trovano subito. Va bene, per cui sappiate che trovate da tutti i nostri materiali. E come vi ho detto l'altra volta, il Gesù di Nazareth dell'infamia umana, tutto quello che ho scritto fino ad oggi, praticamente, perché anche l'ultimo pezzo, la sottomissione in Giovanni, è su internet. Perché? Perché se qualcuno me lo chiede, costa 70.000 lire, non glielo posso dare a meno, perché quello sono i costi delle stampa. Allora, per evitare di far spendere soldi, l'ho messo tutto su internet, tanto è un lavoro aperto, cioè vado avanti ancora, cioè ho altri lavori in preparazione, ve lo potete tranquillamente stampare, però vi assicuro che sono tante decine e decine di pagine, non è così semplice stamparsi, però insomma l'avete tutto, senza dover esporvi, senza dover chiedermelo, senza dover darmi l'indirizzo, fate quello che volete. Sì, difatti c'è anche la mailing list, perciò chi vuole scambiare dibattiti può anche andare a vedere i messaggi, cioè nel certo. Senso che su internet, visto che gli accessi che sono ampi, ormai dappertutto si può accedere tranquillamente e gratuitamente, è uno strumento in più, di conseguenza chi vuole approfondire tematiche che per brevità di trasmissione non possono essere affrontate, possono venire benissimo, essere qualche materiale. Prova a cambiare il microfono, perché mi sembra che sia un po' basso questo. Mi ascoltate meglio? Sì. Ecco. Perciò dicevo che appunto su internet, c'è, non essendo vincolato a una trasmissione di fascia oraria particolare, uno quando ha voglia, possibilità, desiderio, recupera un sacco di materiale, lo può utilizzare, non deve pagare niente tranne che la telefonata e di conseguenza questo si può fare, insomma. Allora, vediamo un attimino. Oggi voi sapete che io continuo sempre con gli oracoli caldaici, no? Sto scrivendo gli oracoli caldaici, cioè nel senso che ho finito di scriverli, devo solo dargli la correzione, ma la farò molto più tardi. Nel frattempo ho ripreso in mano il lavoro sul mobbing che avevo promesso all'inizio dell'anno e anche là sono a buon punto, sto quasi finendo. Cioè, mi è molto più facile scrivere 100 pagine sul mobbing e sulla strategia di uscita dal mobbing che non 3 frammenti degli oracoli caldaici, tanto per essere chiari su questo. Per cui nel giro di 10 giorni avrò finito anche il lavoro sul mobbing e avrò già portato avanti un altro lavoro, un terzo lavoro che è sul fa sempre parte del ciclo di Nazareth dell'infamia umana, che è Bastonate lo schiavo. Cioè sui Vangeli ci sono tutta una serie di episodi in cui il padrone bastona, cioè è in diritto di bastonare lo schiavo. Allora, non è una, cioè, quando gli evangelisti hanno scritto questo, a loro non è che gli interessava se tanto bastonare lo schiavo, gli interessava fare una morale con questo, cioè gli interessava trasmettere la morale. La Chiesa Cattolica, quando dopo ha preso in mano il potere, ha trasformato ogni parola come immagine di Dio, cioè diventava ad imitazione di Cristo, per cui cosa è successo? È successo che bastonare lo schiavo diventava regola, cioè il Papa può bastonare chiunque, tanto lui è Dio, tanto per cui e noi invece prendiamo atto come se quella fosse una direttiva, perché è la Chiesa Cattolica che dice... è una direttiva, cioè nel senso che è chiaramente una direttiva, perché l'esempio che uno porta per dimostrazione delle sue tesi è già significativo di un certo concetto. Sì, ma cioè, sì. Io non direi mai bastonate le persone, io direi sempre le persone cercate voi stessi. Certo. Cioè, se poi qualcuno è stupido come un prete o come un papa, un pontefice, logicamente questo vi romperà le scatole e sarete costretti a difendervi. Sì, ma è una necessità vostra dovuta alla stupidità, certo, degli altri, non una vostra necessità di farlo. Ma è anche se le stesse cose fossero state dette, non so, da uno qualunque, cioè da una persona,
cioè dette da una persona, dice è collocata in quello spazio in quel tempo, ma detta da quello che si spaccia per figlio del Dio padrone, padrone gli stesso, quello che è la verità fatta persona e quello che viene applicata al di là dello spazio del tempo e della cultura, questo non è ammissibile. Cioè esistono delle tolleranze che si fanno per delle persone, perché dopo quella persona muore, le cose cambiano, le cose si modificano e questo va bene, ma quando la verità diventa verità assoluta non si può più avere la stessa tolleranza. Questo è il discorso in sintesi. Allora, oggi invece non faremo gli oracoli caldaici. Non faremo gli oracoli caldaici perché? Perché ho l'occasione, l'opportunità di rispondere a qualcuno che mi aveva chiesto di precisare un attimino il pensiero, perché io ho affermato qualche trasmissione fa, e anche forse nell'ultima, adesso non mi ricordo esattamente, che il più grande centro dello spaccio dell'eroina sono le parrocchie e sono gli oratori. In pratica, quando i bambini vengono mandati in parrocchia, vengono mandati a fare gli scout, vengono mandati negli oratori, vengono preparati per essere riempiti di eroina. Io vi ho detto, esistono tre colonne su cui si regge lo spaccio dell'eroina. La prima colonna è la produzione, cioè chi produce papaveri d'oppio, chi produce le sostanze. Chi produce le sostanze le produce perché? Perché produrre quello materiale, quelle cose, è più vantaggioso che non piantare patate o piantare altre cose. Chiaro questo. Seconda colonna è lo spaccio. Lo spaccio implica che chi va a spacciare questo tipo di materiale, droga, eroina, cocaina, eccetera, trova più vantaggioso fare questo spaccio che non i 10, 20, 30 anni di galera che può prendersi. La terza colonna è quello che va a comperare. Cioè quasi nessuno, se non in casi eccezionali, impone a un altro di farsi di eroina. Quasi nessuno. Quasi sempre c'è una specie di ammaliazione, una specie di incapacità di affrontare la vita, incapacità di prendere le cose, per cui si prova anche questo. Cioè si prova anche questo, si accetta questo e questo alla fine diventa la parte centrale della vita. Tre colonne fondamentali di cui la persona che va a comperare è in realtà il nesso principale. Cioè, se coltivano e nessuno li compra, la coltivazione cessa. Se vanno a vendere i lati della strada e nessuno li compra, la vendita cessa. Allora, il centro fondamentale dello spaccio dell'eroina è il compratore. Questo dobbiamo metterci in testa. Che dopo ci sono anche dei meccanismi per cui uno che si fa di eroina, siccome lo Stato la proibisce e non mette in essere nessuna strategia, deve procurarsi altre 10 persone che si fanno di eroina per avere soldi e comprarsi a sua volta, cioè, questo è un altro discorso. Però il nesso principale è l'uomo, il soggetto che viene costruito e che viene preparato a questo. Per prepararlo a questo c'è un solo modo: metterlo in ginocchio, impedirgli di affrontare la vita, impedirgli di vivere strategicamente, impedirgli di costruirsi, impedirgli di diventare determinante rispetto alle cose, privarlo degli strumenti con cui analizzare la vita, costringerlo a pregare. Cioè abbandonarsi alla preghiera, abbandonarsi alla sottomissione. Questo è ciò che costruisce l'uomo che va a prendere l'eroina. Ora, ci sono state delle statistiche questa settimana qua, no? Statistiche dicono che l'Italia è il più grande consumatore di eroina in Europa. Guarda caso, la percentuale dei consumatori di eroina, guarda caso, è dell'8 per mille. Vi dice niente. Cioè, non so, a me quando ho sentito questa mi veniva da ridere e ho chiesto a un amico di confermare, siccome non ho il ritaglio del giornale, ma è irrilevante, ho chiesto di confermare, ho detto sì, se è vero, fa, è l'8 per mille. Per cui la quantità di consumo di eroina in Italia è l'8 per mille e la quantità di consumatori è la maggiore d'Europa, credo alla pari con Lussemburgo, da quello che mi ha detto sto amico qua, che lui è andato a memoria anche lui. Allora, perché in Italia il consumo dell'eroina è così alto? Perché in Italia l'incidenza della coercizione cattolica, delle parrocchie, degli oratori sulla vita sociale è maggiore che negli altri paesi d'Europa.
ed è maggiore anche che della Spagna. Perché? Perché è vero che la Spagna è stata cattolicissima fino a qualche tempo fa, ma la contraddizione di venire fuori dal franchismo, la contraddizione dei secessionismi, eccetera, ha portato avanti delle contraddizioni prioritarie per cui la gente ha pensato ad altre cose che non a distruggere se stesse. Chiaro questo? Era più impegnata nella società, più impegnata nella politica, esatto, nei diritti, diciamo, civili pratici, di conseguenza questo gli permetteva di avere un fine, uno scopo che era poi individuale, esatto, perché la libertà gli era tolta anche a loro, e di conseguenza la religione diventava secondaria. Sì, era fondamentale perché li pestavano con la religione, entravano nelle scuole, eccetera, però non era incideva sufficientemente forte, cioè non diventava totalizzante nella psiche e nell'emozionalità delle persone, perché altri problemi arrivavano a sovvertire, diciamo così, questo controllo religioso. Ora, questo discorso che io vi faccio è un discorso che per voi può essere il tempo che trovo, cioè nessuno ha mai legato lo spaccio dell'eroina alle parrocchie. Cioè nessuno ha mai fatto questa, perché? Perché le parrocchie sono un potere di controllo sociale e questo potere cercano di non toccarglielo. Sì, beh, d'altronde sono degli spazi in cui loro possono mantenere e ripetere il loro potere e di conseguenza, pensando di nessuno ha il coraggio di affrontare le cose, di conseguenza si subiscono. Basta pensare che quando uno Stato estero dice allo Stato italiano di imporre il giubileo, lo Stato italiano sporsi i soldi per il giubileo, basta pensare alla scuola privata, quando si dice chiaramente a me non è di che la scuola cattolica va male, benissimo essere lo Stato a superare questo. Perché? Perché devo riportare le gente all'interno del gregge, all'interno dell'ovile, devo essere io a dirigere, non può essere la persona che è autonoma, che si sceglie una scuola, che ha una formazione indipendente o libera che gli permette poi di discriminare in base alle proprie capacità. No, devo essere io prete a insegnargli cosa dire, devo essere io prete a decidere cosa che la persona legga e di conseguenza lo Stato deve darmi i soldi per poter ripetere questo principio di dominazione. Pertanto, logicamente, passando dalla scuola, si potrà essere più avanti che i cristiani potranno dire che lo Stato ci deve dare la legna per bruciare le persone. Sì, sì, bene. Noi ci mettiamo la buona volontà di bruciarle, lo Stato si deve dare la linea per bruciarle, cioè questi sono i passaggi. Può sembrare una battuta ardita, ma è la realtà, cioè, nel certo, senso che logicamente, come ad esempio i cristiani adesso dicono, fa noi le streghe non le abbiamo bruciate, le bruciate aveva il potere temporale, ma chi diceva il potere temporale di bruciare le streghe? Era il prete. Allo Stato non gli fregava niente se uno fosse una strega o uno stregone, facesse stregoneria, purché rispettasse i minimi doveri di legge. Dava fastidio alla Chiesa. Allora, questo tipo di spaccio dell'eroina, cioè questa preparazione dell'individuo per spacciare l'eroina, non è semplicemente il fatto di dire, vabbè, ci sono le parrocchie predispongono a spacciare l'eroina. Non è detto che 100 persone vanno in parrocchia e 100 persone si fanno di eroina. Cioè 100 persone vengono distrutte nella loro capacità di guardare il tempo che viene incontro. Ma se io leggo sulla Repubblica del 27 settembre 1999, sì, in un articolo di Maria Stella Conte dice: così piccoli, così depressi, i bambini chiedono aiuto. Cosa vuol dire essere piccoli ed essere depressi? Significa avere il tempo che viene incontro, significa vivere in un sistema sociale e significa non avere nessuna idea come affrontare questo sistema sociale. Significa non avere ancora idea come si cresce, gli obiettivi da darsi, gli intenti, le strategie, però li fanno pregare. Cioè, mettetevi in questa condizione, cioè, i bambini sono depressi, sono nei casini, perché devono affrontare il mondo, non sanno cosa succederà. Non sanno, per esempio, la maestra quando alza la voce non sanno il valore esatto dell'alzare la voce della maestra. Loro non sanno se dopo la maestra li bastona o dove arriverà il fatto di alzare la voce, per cui è terrore allo stato puro. Sì, no, ma vedi, tu citi un articolo del 27 settembre in cui dici i bambini sono depressi. Nessuno pensa a fermare questa condizione, a modificare le condizioni. E difatti tu leggi la notizia a settembre, a ottobre il parroco di Valle San Floriano, che è una frazione di Marostica, sul bollettino parrocchiale il 17 ottobre scrive, fa: se passi la giovinezza facendo disinteressatamente l'amore, in vacanza con il ragazzo o la ragazza, fine settimana fino alle ore piccole, festine spavalde, da adulto sarai pieno di problemi come coppia, fallito come genitore, deluso di te stesso, te stessa, e arrabbiato con la società, soltanto perché fai sesso, soltanto perché, cioè, ti diverti. Esatto, perché si coltiva la disperazione. E le parole non sono gratis. Cioè, no, infatti.
non cioè, è... E premetto che appunto questo qua è una parrocchia, cioè è il bollettino parrocchiale di Valle San Floriano Malostica del 17 ottobre 1999, cioè che non vengono a raccontare cose, dire sono degli anni 50, sono cose vecchie. E il prete è un mio coetaneo, la mia stessa età, ha 42 anni come me, perciò pensate bene, cioè non è un prete rincitrullito dall'età, dall'aterosclerosi, come il loro dio o qualcuno che è sopra. Alla mia età, 42 anni. Poi, se volete, vi leggo del materiale del 1400 che ho qui e che dice esattamente la stessa cosa. Si dice, ma eravamo nel 1400, nel 1400, ed oggi è esattamente la stessa cosa. Cioè, il modo di stuprare le persone, il modo di costringere in ginocchio le persone è la stessa identica cosa. No, ma un'altra cosa che voglio citare, un'esperienza di ieri sera. Ieri sera io sono intervenuto in una conferenza fatta a Rosà, in cui si parlava di magia e dintorni. Ed era presente il presidente dell'Azione Cattolica Vicentina Monsignor Dal Ferro e diceva questa gente che si rivolge ai maghi, perché si rivolge ai maghi? Perché manca di catechesi, non che questi vanno in cerca di qualcosa perché sono stati educati a andare a cercare qualcosa e non sviluppare se stessi, ma perché noi non siamo stati bravi a tenere dentro il gregge, cioè non importava quale fosse l'esigenza, perché la persona va da ciarlatani, da burloni, da gente incapace. Non importava niente, non importava se questa fosse una manifestazione di disagio, di problemi, un tentativo assurdo, limitato, di trovare delle risposte alle proprie esigenze. No, questa gente è scappata e fa questo perché noi non siamo capaci di tenerla dentro il gregge. Cioè, e l'ha detto ieri sera questo qua, presidente dell'Azione Cattolica Vicentina, cioè questa gente fa magia e va dai maghi perché noi manchiamo di catechesi, cioè non siamo capaci di inculcargli il concetto del Dio creatore. E diceva, logicamente, ma cosa dobbiamo inculcare a noi la gente? Che la gente è sempre fallito, diceva. I fallimenti dell'uomo nella storia sono fondamentali, eppure Dio continua ad amare gli uomini. E noi dobbiamo dire alle persone che le persone devono vivere con la felicità pensando che Dio le ama. Cioè, che poi tu sia un fallito, che tu non realizzi la tua vita, no, è importante che Dio ti ama. Cioè, questo l'ha detto ieri sera, non l'ha detto nel 1400. L'ha detto davanti a 80 persone e queste 80 persone, 79 dicevano sì. Lui che dicevo no ero io, cioè rendetevi conto, nessuno di fronte a questa affermazione di dire voi siete dei falliti, siete dei incapaci, dovete rimanere dei falliti e incapaci, anche se vi distruggono non importa perché Dio vi ama, le persone dicevano sì. E poi dimenticano che il prete e il mago che legge le carte o che fa ste cazzate è esattamente la stessa cosa, cioè entrambi vendono illusioni, cioè entrambi vendono quell'assoggettamento ad una speranza che li disarma davanti però, alla vita. Vedi, il discorso di fronte a chi fa il ciarlatano leggendo le carte o facendo le magie di quel tipo è diverso, perché logicamente lui spaccia qua se stesso come qualcosa di capace. Il prete non ha nulla, cioè, tranne che raccontare Dio vi ha creato, Dio vi ama, cioè nel senso di conseguenza una persona di fronte a un mago può dire a me non piace, è antipatico, fa schifo, ma ne trovo uno più simpatico e più bello. E non ha problemi, non si crea il senso del peccato, non si crea il senso dell'abbandono, non si crea dubbi teologici. E non ha problemi nel farlo, di girare. Il Dio dei cristiani dice, tu devi obbedirmi perché io ti amo. Cioè, e il prete dice questo, io devi rispettare me stesso. E allora, poniamo una persona vissuta in una società di tipo cristiana, avrà sempre il problema del rapporto, perché nella sua vita potrà scegliere, però sa che il Dio dei cristiani non gli permette questa scelta. Vediamo un attimino quali sono le cause che parla di questo articolo della depressione sui bambini. Ed è micidiale, secondo me, io ve elenco queste cause, però è micidiale perché manca l'aspetto complementare. Guarda, vi leggo un attimino le cause. La prima, genitori che litigano, padre o madre depressi, genitori troppo assenti, carenza della qualità della comunicazione affettiva, perdita del lavoro della madre o del padre. Cioè, queste cinque cause che vi ho elencate, secondo gli psicologi, sono le cause della depressione infantile. Ma questa è una cazzata immensa, questa è una porcata immensa. In realtà non sono i genitori che litigano che deprimono il bambino, creano problemi al bambino, ma è la non conoscenza da parte del bambino della qualità, della valenza e dello spessore del litigio e di quanto quel litigio incide sulla sua vita. Non è il padre e la madre depressi che distruggono il bambino, ma è la non conoscenza da parte del bambino dello spessore, della capacità e dell'incidenza che ha questa depressione sul suo futuro e sulle sue trasformazioni. Cioè è la sua paura di affrontare la vita, è la sua paura che gli manchi la persona con cui poter
affrontare la vita, affrontare la quotidianità. Carenza nelle qualità della comunicazione affettiva è una cazzata. È stato dimostrato con uno studio che la madre che lavora è una madre migliore che non la madre che sta a casa, cioè la mamma italiana che soffoca il bambino, cioè è meglio la madre fuori che va a lavorare. Perché questo? Perché non è tanto la qualità affettiva che viene data a un bambino, ma è la sicurezza che viene data al bambino nell'affrontare la vita. Cioè, due genitori possono anche vivere litigando e il bambino non subire nessuna pressione qualora il bambino sappia esattamente qual è lo spessore del litigio, qual è il fine del litigio e qual è il futuro che si viene a creare con quel litigio. Cioè la non conoscenza che crea disperazione, che crea paura, che crea angoscia, che crea depressione. Pertanto il vero nocciolo che crea la depressione ai bambini è metterli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa è la cosa che dobbiamo comprendere, questo, è distruggere la capacità del bambino di determinare se stesso una vita, è distruggere la magia nel bambino. Questo è quello che vi stiamo dicendo di più. Sì, ma difatti è significativo, ad esempio, anche l'opera che svolgono le parrocchie, se portano i bambini col pretesto, ad esempio, del divertimento e così via, poi li portano a pregare o a fare altre cavolate. Ma già la costruzione del presepe, visto che siamo vicini al finto Natale cristiano, è già qualcosa di significativo, perché si dice al bambino non devi costruire qualcosa per te, ma devi costruire qualcosa che faccia onore e amore verso questo Cristo che è venuto a salvarti. Cioè, rendetevi conto il concetto di salvezza, quanto è perverso, quanto è malvagio, quanto è nocivo verso l'immagine di un bambino. Cioè, un bambino ha delle necessità di comprendere, di avere delle relazioni con dei genitori, di avere delle relazioni con gli altri bambini, di capire le cose, di conoscere le cose, di avere molte cose. E gli dicono, no, tu no, queste cose sono secondarie, perché è venuto un disgraziato a salvarti e ha dato la sua vita per salvarti. Cioè, questo qua, noi siamo abituati a concepire questo ragionamento con una superficialità tremenda, ma pensate all'implicazione dal punto di vista psicologico per un bambino. Cioè, questa veramente è un'attività criminale, un'attività di infamia, ed è veramente qualcosa di atroce. La distruzione della magia, cioè la capacità, sì, di trasformarsi nella vita. E anche perché si dice che veramente il bambino fa, sì, quello che tu sei non è importante, no, tu devi mettere dentro i 10 comandamenti, devi fare la prima comunione, devi fare il battesimo, devi fare la cresima. Se non fai questo, non diventi un uomo. Cioè, non importa quello che tu riesci a fare, anche nel giocare non riesci a manifestare, no, perché la tua finalità deve essere quella di diventare il buon cristiano, fare parte, non fare parte della comunità cristiana, non diventare un uomo. E poi c'è il concetto chiaramente che i bambini vanno ammaestrati. D'altronde, appunto, si parla, chiaramente nella Bibbia si dice che i bambini vanno ammaestrati come fossero degli animali selvaggi a cui con la forza si impone di fare un certo comportamento. E si dice ai bambini: non avete importanza, non siete niente, siete vuoti, siete non siete persone, siete bestiame. Dovete essere marchiati dal Dio, dovete essere ricondotti dentro questo e dovete imparare questo. Cioè, non si cerca di dire, di portare fuori l'animo del bambino, la volontà, i desideri, i comportamenti. No, i bambini devono diventare educati perché devono rispettare Dio. Perché come, appunto, come il prete rispetta Dio, i bambini devono rispettare il prete, perché il prete detiene una verità che gli altri non sanno. È lo stesso principio in cui i genitori delegano al prete, dire fa tanto lo mando in parrocchia perché imparerà qualcosa e poi deciderà. Significa dire che dopo non sarà in grado di decidere niente, perché il prete introduce sempre un concetto che è assurdo. Ma vi rendete conto che i bambini di 5, 6, 7 anni vengono parte del peccato? E prima della comunione devono andare a confessare i peccati. Cioè, quale bambino che non vive nel terrore cristiano ha il concetto del peccato? Cioè, sì, io lo vorrei chiedere ai genitori. Micidiale. Cioè, voi che mandate i bambini a scuola cattolica, voi che mandate i bambini a fare catechesi, voi che li mandate in parrocchia, e che poi tranquillamente il prete dice fa devono fare una comunione e devono venire a confessare i loro peccati. Io mi ricordo un particolare così, di mia nipotina che doveva fare la prima comunione. E mi disse, devo andare a fare la comunione, zio? Fa, sì. Cosa devi fare? Devo andare a confessarmi. Fa, cosa devi andare a confessare? Evitare discorsi, contatti con i genitori. Devo andare a confessare i miei peccati. Ah, davvero? Dice, cosa devi confessare? Non lo so, dice, fa. Perché ho chiesto anche ai miei amici e non sanno quali sono i peccati. Lo chiederò alla mamma e al papà. Però per me il prete è fuori di testa. Cioè, la logica del bambino era chiarissima. Dice, cosa devo andare a confessare di una cosa che neanche so? Di conseguenza era costretto per adeguarsi alla regola, di farsi dire delle cose che lui non concepiva, neanche concepiva, di andarle a confessare, cioè l'obbligo verso i bambini di fare qualcosa. Cioè,
l'imporgli un modello e un comportamento e imporgli dei concetti. Cioè, quello che è fondamentale in un bambino è che manifesti la propria natura e che la realizzi, non quello che i genitori o il prete gli imponga un modo di essere, un modo di pensare. Aspetta, allora, sempre in questo articolo della Repubblica del 27 settembre 1999, la soluzione che danno i psicologhi, cioè che danno a queste persone, qual è? Attenzione, e ve le leggo tutte e cinque, che per me è una cosa aberrante, però ve le leggo comunque. Parlare sempre con il bambino, farlo sentire al centro d'attenzione, accolto e ascoltato, parlare con le maestre, non punirlo, non reagire negativamente ai suoi atteggiamenti provocatori, chiedere aiuto alla psicoterapia infantile. Cioè, per me è veramente una cazzata tutto questo. Perché una cazzata? Perché ancora una volta si riproduce il bambino come bestiame, cioè il bambino come idiota, come povero idiota, all'interno di un contesto familiare. Cioè, parlare con il bambino è importante, ma è importante essenzialmente che l'adulto dimostri al bambino come la vita sia un atto di costruzione continua, come la vita va affrontata, come ci si deve sempre preparare per quello che si deve fare, si deve vivere sempre in preparazione, sempre modificando se stessi, con i propri successi, con i propri fallimenti, con le proprie possibilità e con le proprie non possibilità, perché è proprio dimostrando al bambino che ci si prova a fare delle cose e si fallisce, che il bambino comprende come provare è importante e fallire non è disastroso. Ed è importante che il bambino sappia esattamente lo spessore di quello che va incontro, cioè lo spessore che ha la maestra, che ha il compagno di giochi, che ha l'educatore, che ha il genitore, eccetera. Deve avere esattamente la padronanza di quello che è un atteggiamento e quello che quell'atteggiamento significhi nella vita. Cioè il bambino deve avere la conoscenza. Il bambino nasce come volontà, nasce come espressione magica. Questa espressione magica va continuamente coltivata, va continuamente ammaliata, va continuamente favorita nello sviluppo. E la condizione per sviluppare questa magia è la conoscenza. Naturalmente, se l'adulto si è messo in ginocchio non capisce un cazzo del bambino, per lui è solo una bella bestia da condurre al macello, punto e basta, la consegnerà al parroco, che la mette in ginocchio, lo costringerà a pregare, eccetera. Ma se l'adulto si costruisce, se l'adulto tratta il bambino come una persona piccola che cresce, però con se stesso, cioè esponendo continuamente se stesso, non è tanto il parlare in se stesso, ma è il dimostrare se stesso. E poi il discorso di punizione e non punizione sono delle cagate immense, perché la punizione può essere data soltanto da quel lurido maiale del Dio padrone che dice: ah, tu non hai fatto quello che voglio io. Quando un adulto arriva a punire un bambino, lui ha fallito. Cioè, lui effettivamente ha fallito nella vita, cioè ha fallito nei rapporti col bambino, lo ha considerato una bestia, il bambino si è adattato ad essere bestia e lui sta già menando le mani. Quello è un fallimento totale, un'aberrazione. E poi anche quell'altro discorso, parlare con le maestre, che mi significa questo? Io prima parlo col bambino e prima mi metto d'accordo col bambino come complice, perché il bambino, il figlio, è un complice con cui si conquista la vita, si affronta la vita. Non è un agente di possesso che mi metto d'accordo con la maestra per fregarmi figlio col cazzo, insomma. Cioè mi metto d'accordo come figlio per spaccare il culo alla maestra, veramente. Cioè, questo almeno è il mio atteggiamento. Per cui non è accettabile questo. Queste soluzioni sono la riproduzione, in termini laici, di quello che è l'educazione cattolica. E questo è veramente aberrante, significa continuamente nascondere la testa sotto la sabbia e non affrontare la vita. Per cui chi è marcio, cioè dove sta la pecca? La pecca sta nell'adulto, questo deve essere chiaro, è là che sta il vuoto. Sì, ma nell'adulto che si rifà il monoteismo, cioè nel senso tutti i monoteismi, ebraismo, islamismo, cristianesimo, cattolicesimo, si rifanno a un unico concetto, perciò tutti quanti che appartengono a quelli sono dei grezzi, sono delle pecore, e i loro pastori sono i buoni pastori che detiene il potere. Allora io voglio ricordare una frase che è classica di magia, che si dice: fa ogni uomo e ogni donna sono una stella. In tutti i monoteismi noi abbiamo che le persone sono dei greggi e che appartengono appunto a un buon pastore. Ma dal fatto di dire che la gente sono gregge e che i preti sono buon pastore, significa che si può fare su questo gregge qualsiasi cosa. E che di conseguenza si può fare qualsiasi cosa perché le persone non hanno valore. Leggiamo un attimino di
di cose, di notizie, leggiamole in paragone. Un attimo solo, Francesco. Ricordo che non prendo le telefonate fino alle 16.20, così avete 10 minuti di tempo per insultare. Allora, 19 ottobre 99, Corriere della Sera fa. Oppresse dal disagio sociale e integralismo, 73 ragazze su 100 pensano di non avere scopo nella vita. Iran, il male oscuro delle donne. La denuncia del governo, ogni giorno 20 tentativi di suicidio. Ma dite, ma questo è un problema dell'Iran? È un problema degli integralisti? No, non è un problema degli integralisti dell'Iran, ma è un problema chiaramente anche cristiano e cattolico. Andiamo al 21 novembre 99, non molti giorni dopo questa notizia. 24 novembre io ce l'ho. No, il Papa. Ah, il Papa. Il Papa. Allora, quanto alle donne, ha ripetuto con fermezza, aperti virgolette, in forza del suo mandato, che la Chiesa non possiede nessuna potestà di conferire la consacrazione sacerdotale alle donne. E poi, chiuse virgolette, e ha collegato questa sentenza sulla stessa infallibilità della Chiesa del Papa, aperte virgolette, l'insegnamento del suo sacerdozio riservato agli uomini, ha detto, riveste il carattere di quella infallibilità che è legata al magistero ordinario universale della Chiesa. Cioè, capite benissimo che Dio ha imposto un certo comportamento, perciò gli faccio schiavi gli uomini devono fare schiavi le donne. E questo non è detto nel 1400, questo non lo dice l'Iran, non lo dicono gli ebrei, lo dice il Papa il 21 novembre. E nessuno ha coraggio di contestare, cioè rendetevi conto che lui rappresenta il discorso dell'infallibilità, rappresenta la Chiesa e dice fa noi non abbiamo il potere di consacrare le donne al sacerdozio. Cioè, questo significa chiaramente che per vocazione, in quanto c'è un'origine che non può essere modificata, in quanto c'è il Dio creatore, perché queste direttive derivano dal Dio creatore, perché nel momento in cui il criminale di Nazareth dice, si definisce sempre la vera via, la vera vite, cioè la vite non è vite, è lui la vera vite, la vita non è la vita, no, è lui la vera vita, la via non è la via, è lui la vera via, cioè sono falsi gli altri che sono le cose, cioè nel senso, questo è chiaramente è chiaro, cioè che qualsiasi cosa che è reale a lui non gli va bene, perché lui si deve porre davanti, deve essere lui la vera cosa. Allora, a questo punto, nel momento in cui, quando ad esempio Cristo nella Bibbia parla che lui si definisce la vera vite, che cos'è la vite vera? È falsa, a questo punto. Cioè, partendo da questo concetto assurdo. Io sono il pane del cielo, voi sì. Avete mangiato questo pane. Sì, no, sì, ma cioè, è giusto. Quando si parla di questo concetto, cioè quando si parla di questo concetto, significa chiaramente che io posso commettere qualsiasi atrocità, perché se Dio commette questa scelta di dire che la vita non è la vera vita, che la via non è la vera via, che lui è la vera vita e non l'altra è la vera vita, significa chiaramente che le donne devono essere sottomesse, se loro hanno deciso che le donne siano sottomesse, devono rimanere sottomesse. Perciò si sottomette, allora Dio sottomette il Papa sottomette gli uomini, gli uomini sottomettono le donne e tutti quanti questo sottomettono discorso, i bambini. Questo discorso qua è insieme a quello bastone allo schiavo, no? Sì. Cioè, all'inizio non gliene fregava niente di scrivere questo, dopodiché però questo, siccome è stato scritto, questo è verità, dal momento che questa è la verità, la gente è stata massacrata per 2000 anni. Sì. Cioè questo è il concetto che voleva... Sì, ma poi come si ripercuote questo comportamento di dire degli altri nell'errore? Cioè, perché vi ponete sempre il problema del monoteismo è quello della creazione, cioè della creazione e della derivazione da un unico concetto, perciò esiste un unico Dio, esiste un unico pontefice, esiste un'unica Chiesa, ed esiste un'unica copia originale, cioè nel senso noi sappiamo che la vita non ha un unico inizio, ha molteplici inizi, perché la vita è dappertutto. E invece loro il problema della creazione, Adamo ed Eva. Ma Adamo ed Eva, perché c'è bisogno di riconnettere fisicamente il peccato originale degli uomini, perciò di conseguenza l'uomo non è capace di essere se stesso, perché qualcun altro ti ha attribuito una colpa, cioè il peccato originale. Pensate, un bambino nasce col peccato originale. La prima cosa che fanno è quello di battezzarlo, perché lui ha peccato, detiene il peccato originale. Ma perché il monoteismo ottiene questa cosa, questa influenza? Perché tramite il concetto della continuità fisica da Adamo ed Eva, d'altronde anche lo accettano anche gli ebrei, lo accettano anche i musulmani, questo è significativo, quello di Adamo ed Eva, significa chiaramente che si dice, voi avete peccato sessualmente, e di conseguenza, cosa succede? Succede che avete peccato sessualmente, avete rotto una situazione dell'Eden primordiale, che era benefica, e di conseguenza siete eternamente nel peccato, e soltanto noi vi possiamo salvare.
E poi logicamente, partendo dal discorso che il bambino è contaminato, che ha peccato, non c'è da stupirsi che poi il prete lo vada a stuprare, sì, ma... che poi ci sono i casi di pedofilia all'interno della sacerdozia, cioè, è scontato, d'altronde è già un peccatore, nasce già si è già contaminato. È oggetto di possesso. Cioè, non ha fatto nulla, eppure già Dio gli ha attribuito un peccato originale. Pensate, e adesso andiamo un po' più avanti, perché dopo, adesso intanto abbiamo parlato di questo discorso, sul discorso della depressione che prende i bambini, ma non è una cosa a sé stante, non è che il bambino è depresso, vabbè, gli diamo la pillola della felicità, come si chiama? Prozac? Quegli americani, sì, bottiscono i bambini di Prozac e siamo a posto, no? Gli diamo la pillola della felicità e a posto. Poi si esistono poi sai che esiste l'associazione delle vittime della Prozac, vero? Sì, ma lasciamo perdere discorsi. Il problema è che dopo tutto questo si ripercuote a livello sociale, cioè il bambino non è una bestia depossesso, è il futuro individuo nel sistema sociale, è il futuro dirigente, è il futuro operaio, è il futuro presidente della Repubblica, cioè mettiamoci in testa questo, noi viviamo e moriamo, ma quello che lasciamo in eredità alla società futura è quello che noi abbiamo costruito attraverso i nostri figli. Questo, la gente deve riuscire a capire questo, cioè non è semplicemente dire beh, mi me fio sono testa a cavolo, non capisco niente, non voglio studiare, sì, ma se discolo me fio sa, me fio savesse. No, quello va a costruire la sua società e va a vivere dopo e paga se non è attrezzato in maniera corretta, e se voi non l'avete attrezzato in maniera corretta, l'avete messo in ginocchio, siete responsabili di quello che avete prodotto. Sì, ma infatti il senso della conoscenza, della consapevolezza e della coscienza delle persone, il monoteismo non lo dà mai. Esatto. Perché io ti dicevo il discorso del peccato originale, benissimo, ma questa qua non è una battuta del peccato originale o del sesso che contamina la vita. Allora, è successo 18 novembre, partita di calcio, Danimarca-Israele. Israele perde 0-5, non hanno perso perché hanno giocato male, Israele le orge dietro la sconfitta, prostitute in ritiro prima e dopo del 0-5 con la Danimarca, perciò, no, cioè, sì, questa, sì, no, ma renditi conto che logicamente questo significa chiaramente, cosa dire, non è la vostra incapacità, ma siccome il sesso è contaminato e peccaminoso, avete fatto sesso e avete perso. Sì, avete perso per il sesso. Questo è la cosa tranquilla, cioè proprio il messaggio che passa, cioè, e questo è chiarissimo, cioè, nel senso di dire alle persone, la vostra attività, se non è finalizzata alla volontà di Dio, e andate contro l'ego di Dio, se diventate la sconfitta. E giustamente Del Ferro può dire, ieri sera nonostante i fallimenti dell'uomo, Dio lo ama ancora. Cioè, la continuità del monoteismo esiste. Allora, questa continuità del monoteismo, parliamo anche cosa significa in un bambino i ritardi di apprendimento. Beh, quando l'avete messo in ginocchio, non è che semplicemente l'avete messo in ginocchio, ma l'avete costretto a stare in ginocchio, gli avete impedito di fare altre cose e fra le altre cose avete costruito la difficoltà dell'apprendimento. E dice un articolo della Repubblica del 5-11 del 99... disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, ne soffre il 4% dei bambini, non è tanto il 4%, però siamo all'8 per 1000 di eroinomani, pensateci un po' quanto, i bambini poi crescono e fanno percentuali. Disturbi specifici dell'apprendimento, ne soffre dall'8 al 10% dei bambini della scuola dell'obbligo, poi crescono e fanno la percentuale nel sistema sociale. In questi ultimi due casi si tratta di disturbo specifico della grafia, si stima che ne soffre il 2-3% dei bambini. In questi ultimi due casi si tratta di disturbi neurofunzionali, i primi riguardano i processi di decodificazione, codificazione, i secondi la funzione motoria, dita, braccia, gomito, quella che permette la qualità e la raffinatezza del movimento. Cioè praticamente cos'è che si fa mettendo in ginocchio i bambini? Non li si addestra, non li si consente di sviluppare la loro conoscenza in tutti i campi, in quello fisico, in quello emozionale, in quello emotivo, in quello della curiosità, in quello dell'apprendimento, e li si porta a condizioni tali da essere costretti a rifiutare lo studio, a rifiutare l'apprendimento, a rifiutare la conoscenza. Dopodiché questa ignoranza diventa etica e viene imposta all'interno del sistema sociale.
Per cui l'ignoranza, intesa come ignorare i meccanismi della vita, ignorare i meccanismi delle cose, viene imposta e costruita mettendo in ginocchio i bambini. Ma quando i bambini sono in ginocchio e ignorano i meccanismi delle cose, cioè sono stati costruiti come ignoranti, ignorano cosa gli sta succedendo attorno, l'unica cosa che possono andare a prendersi è farsi di eroina. Oppure, come dice il Gazzettino del 24/11/1999, voglio morire e i genitori non lo sanno. Questa lettera che arriva al settimanale, a un settimanale di preti, fa scatenare una serie di risposte tale per cui scoprono che i figli di cattolici, no, hanno forti tendenze suicide. Allora, cosa? Per loro, chiaramente i cattolici vengono giù, cascano dalle nuvole. E dice, se ne sono resi conto al Messaggero di Ragazzi, il mensile per i più giovani dei frati del Santo, dopo aver pubblicato la lettera di una lettrice sedicenne che confessava la sua angoscia e la sua voglia di morire. Le risposte sono arrivate a valanga e hanno gettato una luce inaspettata, per molti versi cruda, per altri generosa e concreta, su un mondo giovanile che facciamo sempre più fatica a comprendere e che misuriamo sempre col metodo dell'effimero. Anche su un universo familiare, anche di estrazione cattolica, sempre più in mezzo al guado. No, innanzitutto chi si legge il giornaletto Messaggero di Ragazzi se sono cattolici, chiaramente si legge solo quello, e chi è disperato è cattolico, oppure quei laici, fra virgolette, che in realtà sono cattolici. Cioè, uno può anche dire io sono laico, però risponde alla morale cattolica, cioè il bambino è sempre oggetto di possesso, le relazioni familiari sono relazioni dei ruoli e così via. La disperazione viene costruita con questo sistema. Per cui da qui a farsi di eroina o suicidarsi è la stessa cosa. Sì, ma questo ambito del dominio sui bambini non è solo di area cattolica. Abbiamo un caso di una coppia mista, di un cittadino italiano laico e di una cittadina ebrea. E allora, cosa succede? È del 16 novembre la notizia. Genova, il rabbino si schiera con la madre, ora sono in Italia, Tof, le bambine rapite deve decidere Israele. Conosco la storia, sì. Sì. Deve decidere Israele perché è una questione di religione, cioè in quanto loro hanno la vera verità. Ma allora, cosa diceva il Tribunale di Minore di Genova? A settembre il Tribunale di Minore di Genova ha ribadito l'affidamento al padre, elencando precise condizioni di vita per le due bambine, vita da normale cittadina italiana, che prevede il rispetto delle regole e della loro religione, a cominciare dal cibo. Benissimo, allora è stato detto, sì, devono rispettare le regole religiose, ma devono vivere socialmente come delle bambine italiane. E questo non va bene, perché appartengono al gregge, e di conseguenza devono vivere come vive il gregge. Tu sai la tua storia, la madre le ha fatte rapire e le ha tenute segregate, quelle bambine, in una comunità di estremisti ebrei, esatto, finché il padre non è riuscito, con l'intervento di Israele, di riportarle in Italia. C'è una roba folle. Anche in Israele sono scesi in campo i rabbini a sostenerla, tanto più che oggi la moglie è moglie di un giudice rabbinico. Ma i magistrati, confortati dal parere di psicologi e sociologi, sono stati di parere opposto. La vita delle bambine costrette a diventare ortodosse era stata sconvolta. Dovevano tornare in Italia con il padre. Cioè, gli israeliani, esatto, hanno deciso che dovevano tornare in Italia. Ma il rabbino Tof dice, è in ballo la libertà religiosa, sostengono le autorità ebraiche. Cioè, nel senso, il discorso che sono gregge è la libertà religiosa, questa è la loro libertà religiosa. Cioè, noi abbiamo già ribadito anche in conferenza, cos'è la libertà per un monoteista, per un cristiano? È la libertà di mettersi in ginocchio e di costringere in ginocchio chi non si può difendere. Dice un cattolico, io devo essere libero di mettere in ginocchio chi è più debole. Questo era il concetto di libertà del cattolicismo, mm-hmm, dei monoteisti, ma anche degli ebrei, dei musulmani. Sì, ma tutti quanti, tutti quelli che sono monoteisti, cioè proprio, ricordiamo appunto che sono nell'ordine gli ebrei, i cristiani e i musulmani, hanno questo concetto, cioè il concetto proprio del gregge, cioè chi rappresenta Dio è il buon pastore può fare qualsiasi cosa. Ricordiamo sempre che ci sono state delle valutazioni molto importanti. Pensate, nella stessa Bibbia c'è una traccia dell'attacco al concetto del gregge, cioè Caino e Abele. Noi tutti quanti pensiamo Caino in negativo,
Ma cosa faceva Abele? Abele era un pastore. Cioè, e cosa faceva? Le pecore migliori le sacrificava a Dio, le cose migliori le sacrificava a Dio. Caino era un agricoltore, il che vuol dire che l'agricoltura comporta la capacità di entrare in contatto con la terra, con le piante, significa conoscere i cicli delle stagioni, significa organizzarsi, significa avere una tecnologia, una cultura, significa avere un radicamento, cioè, perché appunto, perché il gregge non ha radicamento, cioè, il gregge deve spostarsi, il gregge deve viaggiare. E Caino fa tutto questo e logicamente dice: io lavoro, io faccio qualcosa, ho diritto alle cose del mio lavoro, le cose migliori. Perché te, Abele, devi togliere qualcosa per darle a un Dio che non mi dà nessuna? Perché logicamente il Dio non mi aiuta nella terra, perciò io potrò dare quello che è in eccesso, quello che è in più alla divinità, se la divinità mi aiuta. No, deve dare le cose migliori soltanto perché Dio lo esige. E allora, come appunto Abele si sente in obbligo di dare le cose migliori della vita, i cristiani, i monoteisti, si sentono di dare le cose migliori al loro Dio, ai bambini. Cioè, questo è il passaggio chiaramente. Se tu riesci, questo è il concetto chiaro che passa. Abele è il buon cristiano che si toglie le cose migliori. Cosa possono farsi i genitori? Togliersi le cose migliori che sono i figli, cioè dali a questo gruppo di criminali che li indottrini e li poi a diventare dei buoni cristiani. Ma ricordiamo che i cristiani, i cattolici in particolare, sono l'unica forma religiosa, anche, credo anche fra i monoteisti, adesso dovrei sapere meglio le tradizioni musulmane, eccetera, che praticano il sacrificio umano, esatto, col battesimo. Cioè il battesimo è un sacrificio umano che porta poi i bambini a essere distrutti, che li porta alle paranoie e che li porta a riempirsi di eroina. E vai avanti facendo. Cioè, no, infatti, ma voi pensate appunto, cioè, pensate a questo discorso che è fondamentale, cioè dire: io mi devo privare di qualcosa che ho costruito, perché da torno l'agricoltore costruisce e i genitori dovrebbero aiutare a costruire una nuova vita, io me ne privo per darla al prete che li salvi da cosa? Cioè, nel momento in cui un bambino percepisce questo, cioè dice: il mio genitore non è capace di darmi una cultura, un'informazione, ma ha bisogno di delegare, qui la perdita della fiducia, cioè nel senso di dire: come, i miei genitori non sono capaci di darmi una cultura, di darmi, ma non significa una cultura nel senso libresco o che ci siano i filosofi, cioè uno stile di vita, una qualità di vita, no, sono costretti a mandarmi dal prete. E ora provate a pensare dal punto di vista anche della psicologia spiccia, proprio spiccia concreta, cosa significa per un bambino, cioè che i genitori stessi lo spingono in chiesa, lo spingono in parrocchia. E logicamente un bambino che perde questi riferimenti e che trova un'autorità a cui deve obbedire, cioè che per lui non rappresenta niente, e se disobbedisce questa autorità ne viene anche punito, viene rimproverato, nei bambini provoca sempre una condizione poi di disagio, di difficoltà. Logicamente i bambini cristiani hanno più problemi proprio perché i genitori sono cristiani. Sì, adesso ti leggo l'ultimo allora del suo articolo. Allora, a sto giornale cattolico, sul giornale dei preti, di assassini, beh, a sto punto non so come altro definirli, gli arriva una lettera di una tale Elisa, diciamo per il cognome, dice: ho solo 9 anni, scrive, e non capisco i tuoi problemi, io tutte le sere dico un gloria per te. Ti voglio consigliare di farti coraggio e se vuoi avere un'amica puoi contare su di me e scrivermi. Cioè, io quando ho letto sta roba, cioè veramente quando l'ha letta mia figlia sta roba, si è messa le mani nei capelli, però. Cioè, è di un'aberrazione veramente immane. Cioè, si possono distruggere le persone a questo modo? Sì, possono distruggere. I monoteisti cristiani. I monoteisti distruggono le persone a questo modo e le lasciano prive di affrontare la vita. Però siccome non capisco i tuoi problemi, mi te faccio un gloria, penso, 9 anni, cioè, mi prego per te. Cioè, siamo arrivati al punto che ormai non esiste più nessuna capacità di affrontare la vita per quello che è. Allora, ma difatti, guarda, per darti un'idea molto, molto concreta, purtroppo non ho qui il ritaglio, però me lo prometto di riportarlo. Lo si parlava tanto delle stragi del sabato sera, dell'uso della droga, noi sbagliamo con Dio, e noi ci comportiamo bene, non perché dobbiamo perché la nostra vita è importante, no, perché Dio ci ama, cioè questi qua, cioè, loro non valevano niente, cioè nel senso che se Dio non li avesse amato questi cristiani, loro potevano anche suicidarsi, potevano anche essere massacrati, l'importante è che Dio li amasse, perciò loro non si guardavano la loro vita perché la loro vita fosse importante per se stessi, ma perché logicamente il buon pastore aveva bisogno delle pecore. Bene, tiro 2 conclusioni, cosa dici Francesco? Sì. Allora, l'arte della magia è la capacità di trasformare se stessi.